inizia Fiorentina Catanzaro, il primo pallone. Corto per Sabiri che guarda la porta e calcia, doppia deviazione, la palla arriva a Dodò. Kwame si gira dal lato giusto, la fa girare con il sinistro, si allunga Folignati. Primo tiro in porta dopo 10 minuti per la Fiorentina. Dodò. Contromovimento cercato da Parisi. Dodò viene dentro al campo. Si ferma, prova a calciare lui. Destro che finisce sul fondo. Era di Amatucci il taglio di fronte a Dodò. Amatucci. Parisi controlla di suola, la porta sul sinistro, va al cross verso Kwame Folignati, ancora una volta attento. Pallone profondo a cercare Parisi, va basso da Cabral, sinistro potente impreciso del brasiliano. Parte Mandragora a primo palo, la girata di Ranieri, chiesto forse anche un fallo di mano, Cabrali arrovesciata. Milenkovic, Duncan in bocca a lui, Cabral cerca l'1-2, Duncan sfonda, la mette bassa. Dunque cercare Iconé, fermato solo momentaneamente da Gatti. Iconé va a cercare Cabral, anticipato da uno strepitoso intervento. Cerca la sponda Curcio, arriva l'errore e la ripartenza della Fiorentina che riesce a sbloccare la partita con Jonathan Iconé, battuto Sala, 54 minuti e il primo gol della partita è di Iconé. Non perdona qui la squadra di Italiano, uno dei primi errori del Catanzaro. Duncan inventa per Iconé, cercata la sponda per Cabral, c'era sul destro Cabral, forte ma alto sopra la traversa. Calcio di punizione battuto rapidamente a liberare il sinistro in diagonale di Mandragora. Catanzaro che si è totalmente perso. Rolando Mandragora, d'astuzia gioca qui la squadra di Italiano. Per Iconé, la può tenere in campo, alza la testa, guarda in mezzo, no look, a cercare di nuovo Kokorin. A rimorchio, Arder se la porta sul destro, la palla arriva a Brecalo, Curcio. Finisce giù ma non c'è fallo, Iconé va dentro da Kokorin, prova subito il destro, sporcato. Zero, ancora Fiorentina però, Brecalo, basso, Iconé prova a farla sfilare, non ce la fa, Duncan! Prova a ripartire il Catanzaro con Cerofolini che nega il gol del 2-1 e Calabresi. Perso in corso del cooling break. Kokorin per chiuderla, a spazio Kokorin, batte Sala, 3-0 per la Fiorentina, tutto nel secondo tempo. Iconé, Mandragora, Kokorin. Bravo qui Kokorin, allontana Milenkovic, poi sovrastato Iconé, spazza Duncan. E l'arbitro Baroni fischia la fine di Fiorentina. Catanzaro vince 3-0 la squadra di Italiano. Tre gol arrivati tutti nel secondo tempo. Si lascia andare soltanto ora un sorriso.